Festività con restrizioni e disagi, ma anche il Natale della Vergine Maria e di San Giuseppe non fu rosa e fiori. Papa Francesco, al termine dell'udienza generale, affronta le paure e le inquietudini del Natale 2020 e spazza via polemiche e dibattiti, ricordando l'essenziale, la fede, la speranza e l'amore che sostenevano la Sacra Famiglia. Anche ci aiuti questa difficoltà a purificare un po' il modo di vivere il Natale, di festeggiare, uscendo dal consumismo, che sia più religioso, più autentico, più vero. Dalla Biblioteca Apostolica, dove il Covid-19 lo ha nuovamente confinato, il Pontefice continua il suo ciclo di catechesi sulla preghiera, spiegando che chi prega non si lascia il mondo alle spalle, ma raccoglie le gioie e le speranze, i dolori e le angosce dell'umanità. Altrimenti la preghiera rischia di diventare decorativa ed intimistica. La preghiera è il nostro cuore, e la nostra voce si fa cuore e voce di tanta gente che non sa pregare o non prega o non vuole pregare o è impossibilitato da pregare. Noi siamo il cuore e la voce di questa gente che sale a Gesù, sale al Padre come intercessori. L'orante, antenna di Dio nel mondo, intercede presso il Padre in sintonia con il suo cuore. Perciò, continua Francesco, chi non ama il fratello non prega seriamente. Qualcuno può dire: in succo di odio non si può pregare, in succo di indifferenza non si può pregare. La preghiera soltanto si dà in spirito di amore. Chi non ama non fa finta di pregare, o lui crede che prega ma non prega, perché manca proprio lo spirito, che è l'amore.